I Knicks stanno facendo bene. No, non è una battuta, è proprio così. I New York Knicks sono in bolla ed ancora più incredibile sono pure piacevoli da guardare. Questa è una classica scena da e poi ti svegli tutto sudato oppure da mo ti stacco lo spinotto ed esci da Matrix. Ed invece è proprio così, ragazzi. Vittorie contro Bucks, Pacers, Hawks e Cavs, ovvero ciò che ha di meglio la Eastern al momento. Sconfitte con Toronto, Philadelphia e di nuovo Indiana. All'interno di questo clima da pre-season, i Knicks di Coach Thibodeau sono una squadra che si lascia guardare. Ed ancora dobbiamo vedere Obi Toppin all'opera, ovvero colui che, a detta di molti, è il rookie americano più pronto dell'ultimo draft. A parte l'enorme quantità di talento diffuso presente a sprazzi all'interno del roster, i Knicks hanno pescato alla grande con Immanuel Quickly, 25esima scelta da Kentucky e molto, ma molto più affidabile fin da subito di Elfrid Payton. Non so se si possa già parlare di Steal of the Draft, ma probabilmente insieme a Peyton Pritchard, scelta numero 26 ai Celtics, è uno dei giocatori più pronti fin da subito. Ottime scelte, buon ball handling, buon tiro dalla lunga, braccia lunghe per difendere ed in assoluto, quando c'è lui in campo, i Knicks sembrano essere più quadrati e meno caotici rispetto ai minuti con Peyton. Le vere sorprese, inutile girarci intorno, sono la qualità offensiva e quel principio di un barlume di leadership da parte di RJ Barrett e la concretezza di Julius Randle. Il primo, a differenza del suo ex compagno a Duke, quello grosso col numero 1 che gioca ai Pelicans, è riuscito ad estendere il proprio gioco con un affidabile tiro dalla lunga, nonostante le percentuali attuali possano dire il contrario, e soprattutto con una sempre più convincente capacità di operare la giusta scelta nel giusto momento. In soldoni, è migliorato moltissimo nelle letture e nelle scelte. A testimoniarlo, le sole 1.7 palle perse di media in quasi 39 minuti di utilizzo a partita. Il secondo, al momento, è semplicemente in linea con statistiche da MVP. 22 punti, 11.5 rimbalzi, 7.5 assist, il 51% dal campo e il 41% da 3 su 4 tentativi di media partita. Veramente impressionante. Per Randle, a differenza di Barrett, si tratta di pura escalation offensiva. Non aspettatevi che difenda o che sia un leader o che operi costantemente scelte ottimali, e le 5 palle perse a partita sono tutte lì da vedere, ma ha un bagaglio tecnico ed un repertorio offensivo che al momento hanno in molto pochi, anche in NBA. 29, 14 e 7 assist contro Giannis, 28, 17 e 9 assist contro John Collins, 29, 20 e 17 assist complessivi in due gare contro Sabonis. Randle è l'ennesimo prodotto di quel core Lakers degli ultimi anni di Kobe, tanto bistrattato e destinato probabilmente a diventare un all-star dopo gli exploit di D'Angelo Russell e Brandon Ingram, ma a differenza di questi due, diventerà un all-star a New York, piazza paragonabile come pressione a quella di LA sponda Lakers. Sfiga vuole che quest'anno l'all-star game non ci sia. Poro Julius. Ma il vero miracolo lo ha fatto Coach Tibbs. Torniamo quindi al titolo di questo video. Quando ci fu l'ufficialità dell'arrivo di Tom Thibodeau sulla panchina dei Knicks, in moltissimi storcemmo il naso. Un coach notoriamente ammazza giovani in una squadra giovanissima. Un coach di quella tempra caratteriale in una squadra di bimbi minchia. L'abbiamo letta un po' tutti in questo modo. O riesce a farli rigare dritto, e chissà poi per quanto tempo, oppure scoppia il putiferio da subito, in modalità Minnesota Timberwolves 2017. Al momento barrate la prima. Thibodeau, per chi non lo conoscesse, è stato responsabile della difesa dei Knicks di fine anni 90 e dei Celtics dei Big Three. Un carattere ruvidissimo, così come la sua voce. Nella sua prima esperienza da head coach coi Bulls dal 2010 al 2015,
portò Chicago nuovamente sulla cresta dell'onda con Derrick Rose MVP più giovane della storia, non doveva ammazzare i giovani, e gente come Joakim Noah divenuta All-Star grazie a lui. Le sue squadre sono sempre state tostissime, compresa l'ultima versione da playoff dei Minnesota Timberwolves, targati Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins e soprattutto Jimmy Butler del 2016. La vera domanda era: riuscirà a trasformare questa enorme gruviera che è la difesa dei Knicks in qualcosa di solido? La risposta, stranamente e per ora, è sì. Questi Knicks pare abbiano ereditato lo spirito guerriero del loro coach. Giocano difensivamente alla morte, con un'aggressività che non avrei mai pensato, visti gli interpreti. Al momento sono la squadra che tiene gli avversari alle più basse percentuali da 3 e la terza come percentuali degli avversari dal campo. Sono in fascia alta sia per quanto riguarda i rimbalzi difensivi sia per quanto riguarda le palle rubate. Insomma, New York sta vincendo con la difesa. Lo avreste mai detto? In attacco è il classico attacco alla Thibodeau. Ritmi bassissimi, molti isolamenti per Randall, che però per ora stanno fruttando, e molti pick and roll tra Barrett e lo stesso Randall oppure Mitchell Robinson. Pace basso ed infatti sono la seconda squadra che segna meno in NBA, 103 punti di media circa. Una di quelle che tira meno, 84 tiri tentati a partita, ed in assoluto quella che tira meno da 3 punti, anche se una delle migliori per percentuale. Il classico attacco delle squadre di Tom Thibodeau, ma se prendi Tibbs, di certo non puoi aspettarti di vincere facendo un punto in più degli altri, ma sicuramente prendendone uno in meno. La domanda è: quanto possono durare? La risposta, ragazzi, non ce l'ho, ma l'abnegazione che i giocatori ci stanno mettendo per ora è molto simile a quella di quei Bulls. Tutto sta a loro, a quanto credano in questo nuovo sistema e da quanto sangue siano disposti a sputare per il loro nuovo coach. Personalmente sono fiducioso. Ditemi la vostra nei commenti a questo video, mettete un bel like se vi va e continuate a seguire il canale. Vi ricordo inoltre che a 3500 iscritti uscirà il video sulle Finals 2016. Un saluto, il Franz.